Si alza domani il sipario sulla 16ª edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, in programma fino a domenica 8 luglio sul lungomare Simonetti di Fano. Una golosa occasione per conoscere e approfondire le tradizioni e la storia delle coste marchigiane, una kermesse che si fa palcoscenico della cultura gastronomica internazionale con gli chef stellati, i VIP dell'enogastronomia, la gara internazionale e una lunga lista di eventi sorprendenti. L'inaugurazione in grande stile prevista per domani alle 19 sul palco centrale del Lido, con la cerimonia di apertura e il taglio del nastro alla presenza delle autorità e degli amministratori locali. Tante anche quest'anno le novità. La prima è l'anticipo di ben 2 mesi della manifestazione. Ci è stato chiesto da anni dai fanesi, perciò abbiamo già detto, ripetuto centinaia di volte che lo facciamo esclusivamente per la città di Fano e anche perché questo benedetto fermo pesca ci metteva un po' di bastoni tra le ruote, però ecco, siamo emozionati di farlo a luglio. Le novità sono tantissime, perciò chi verrà al Lido non troverà più il classico ristorante che gestisce il suo menù particolare, ma avremo dei menù dedicati a delle situazioni. Infatti già all'ora di pranzo domani saranno al lavoro le 3 case dedicate alle specialità marinare italiane: la Casa del Brodetto alla Fanese, la Casa del Brodetto alla San Benedettese e la Casa del Caciucco alla Livornese. Le zuppe di pesce e i golosi piatti tipici saranno abbinati ai grandi vini della DOC del territorio proposti dalle 9 cantine di Bianchello d'Autore. Il nostro festival è diventato di risonanza non solo regionale ma internazionale. Questo ci porta ad essere tra le prime manifestazioni della Regione Marche. Protagonista d'eccezione del festival quest'anno è il MIPAF, che grazie ai finanziamenti del programma operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca ha deciso di sostenere l'evento con una collaborazione che mira a promuovere la pesca intelligente e compatibile. Grazie al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, infatti, il festival ospiterà tutti i giorni dalle 19 alle 22 alla Cavea Brodetto e in Kids, i laboratori didattici e giochi per tutte le età volti a far scoprire più piccoli il pesce, alimento prezioso, fonte di omega 3, proteine nobili e altamente digeribili, sali, minerali e vitamine. E ovviamente non mancheranno gli show cooking. Quest'anno ho il piacere di portare al festival Igle Scorelli, che è uno dei grandi chef della gastronomia, uno dei primi 10 chef in Italia. E avremo poi sul palco a fare un piccolo spettacolo Andy Luotto, che collabora con il Gambero Rosso. E un'altra grande novità di quest'anno, torna la gara tra gli chef. 3 cuochi, uno spagnolo, uno albanese e uno italiano, si contenderanno il trofeo del Brodetto e con una giuria, ritornerà una giuria tecnica anche in questo caso, e naturalmente tutto sotto la ormai consolidata regia di Federico 40, che siamo tutti abituati ad avere con noi ormai da tanti anni. La prima giornata dedicata alla manifestazione si chiuderà con un concerto dei GTO, una rock band che ha fatto la storia della musica italiana degli ultimi 20 anni.